Volevo anch'io ringraziare Teresa, Vincenzo, Antonio, Domenico, Gerardo, Sabrina, Oberdan, Giovanna, Giuseppe e Deborah. E non è un caso che io utilizzi i nomi di battesimo e non i cognomi e i numeri, perché io penso che siamo un partito e personalmente ho sempre dimostrato di avere grande rispetto per le persone e di non utilizzare la classe dirigente come delle veline. Qualcun altro che forse è il padrone del Brasile lo utilizza in base alle convenienze, e tutta la solidarietà a quegli amministratori che sono stati candidati con delle promesse ma come delle veline sono stati utilizzati e che oggi tornano con insoddisfazione a casa. Noi siamo aperti anche a quegli scontenti che qui potrebbero trovare una casa di persone che trattano i dirigenti con amici e che nonostante le sventure dell'ultimo anno hanno portato a questo risultato, perché da amici e da persone ci siamo sempre confrontati e siamo stati insieme. Proprio con quell'entusiasmo di cui parlava Mimmo, noi siamo arrivati al risultato soddisfacente, molto soddisfacente, la sorpresa a destra per il centro-destra quanto per il centro-sinistra di questa lista. E io ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno partecipato, alcuni li hanno citati gli amici che mi hanno preceduto, altri non sono stati nominati, come il professore Furno, ormai qui è un'istituzione, come Luigi che è in arrivo da Roma, come Carmine è stato già citato, e tanti giovani a cui va il mio ringraziamento, perché ho visto tanto entusiasmo in questi giorni, addirittura loro qui in sede fanno quasi tutto, e veramente siamo una squadra che può andare avanti e vincere e sfidare la parte non sana della politica di questo territorio che tanta insoddisfazione genera sia a Benevento che nel Sannio. A Oberdan, che è il più giovane degli eletti, io affido, visto che è consigliere della città di Benevento, e noi abbiamo anche Enzo Lauro che ringrazio per il contributo che anche lui ha dato in questa campagna elettorale, vi affido oggi di riorganizzare anche il gruppo in Comune di Benevento e l'attività che al Comune di Benevento è necessaria di forte opposizione ad un'amministrazione che credo abbia già abbondantemente mortificato questa città. Io ogni volta che torno sono fermata da tantissimi ragazzi che, disperati, un po' perché non si trova lavoro, un po' perché in questa città non c'è un'alternativa nemmeno di carattere culturale, chiedono a voce altissima di potersi giocare una partita, di tornare alle elezioni e di poter governare Benevento, che è una città straordinaria della Campania e che meriterebbe la dignità che è propria della fierezza di questo nostro popolo. Al centrodestra, visto le domande che mi avete fatto voi giornalisti prima e che immagino farete adesso, lancio una specie di bandierina bianca, cioè nel senso basta fare le solite battaglie inutili, le solite conflittualità, le polemiche che non servono a niente. Noi oggi abbiamo due sfide, quella del comune, abbiamo la regione, abbiamo forse probabilmente, se il TAR dovesse accettare, un'altra sfida, quella di governare questa provincia con chi secondo me meritava di essere eletto, non perché era del centrodestra, nella coalizione di centrodestra, ma perché le schede questo dicono e quindi i voti questo dicono. E quindi adesso fare la lista di chi ha vinto, è arrivato primo, perché, per quale motivo, le polemiche a cui avete fatto riferimento le trovo assolutamente fuori luogo e stucchevoli. Credo che abbiamo dato già troppo spazio alla sinistra o al sinistro di questo territorio e andiamo avanti per costruire un'alternativa. NCD è un progetto chiaramente di centrodestra, è nel nome. Resta il rammarico, soprattutto da parte mia, che sono una di coloro che con Berlusconi ha continuato ad avere il rapporto sin dal giorno seguente alla mia scelta, perché mi lega a lui un rapporto umano, di affetto profondo, vero. C'è il rammarico però dell'ultima ufficio di presidenza che ha chiuso le porte ad un'alleanza regionale con il nuovo centrodestra e quindi di ricostruzione della coalizione del centrodestra. Io mi auguro che quello sia soltanto un ufficio di presidenza che è un incidente di percorso nella loro vita di partito e che presto possano chiarire la loro posizione, a cominciare dalla regione Campania, dove Caldoro deve decidere se è il candidato, ci deve dire quali sono i programmi, ci deve dire qual è la coalizione e ci deve dire se lui ha votato in quell'ufficio di presidenza per dire di no all'accordo con il nuovo centrodestra. Io sono fortemente convinta che noi dobbiamo ricostruire il centrodestra, ma chiaramente per farlo non ci può essere una volontà unilaterale, ci vuole la volontà di tutti coloro che l'hanno composto questo centrodestra. E mi immagino che Berlusconi, almeno come l'ho conosciuto io, era un uomo che voleva vincere, spero che voglia ancora vincere, e che non si voglia destinare una classe dirigente di tanti giovani che ci sono nel centrodestra a fare l'opposizione a vita a Renzi o la stampella di Renzi.
se questo progetto, e in questo progetto Berlusconi ci crede ancora, noi l'abbiamo detto dall'inizio, ci siamo. Se poi vorrà continuare a chiudere queste porte, io credo che commetta un errore, perché in Campania in generale, a partire da Benevento, continuando con Avellino, Napoli, dove abbiamo avuto uno straordinario risultato, noi abbiamo dimostrato che senza il nuovo centrodestra si perde. Quindi questo è un hashtag che io riconsegno ancora una volta a Caldoro e anche a Silvio Berlusconi, che rifletta nuovamente su quanto sarebbe importante ricostruire la vecchia coalizione.